Mister Zavettieri a Bari per una rimpatriata, un saluto con l'amico Giovanni Lo Seto. Sono di passaggio e non potevo esimermi da venire a salutare Giovanni e gli amici baresi. Fa il giro, vedi gli amici, fa il giro. Giorgio. Fa il giro, gioia dei tri. E quindi quando posso ritorno volentieri in un posto che mi ha dato tanto, sia sotto l'aspetto professionale che soprattutto dal punto di vista umano. E quindi questo credo che sia la gratificazione più grande che mi porterò per tutta la vita. Prima di fare una marcord con lei, mister Giovanni Lo Seto, una bella sorpresa. Sempre una bella sorpresa, la visita del mister Zavettieri fa sempre è gradevole. Però diciamo stavamo parlando proprio adesso di quei bel ricordi che abbiamo vissuto insieme. Naturalmente ci riferiamo alla stagione della remontata. La stagione fallimentare, sì, è stato bellissimo quell'anno. A Bari sono rimasti tutti aggrappati alla nostalgia di quella stagione. Secondo lei è giusto o bisogna voltare pagina? No, sicuramente quella sarà una stagione indimenticabile per tutti, perché credo che dal punto di vista emotivo e passionale siano stati soprattutto gli ultimi 4 mesi fantastici, senza soldi. Senza soldi. Però credo che l'auspicio mio, ma di tutti i baresi, è quello che si possa comunque rivivere, anche se con emozioni diverse, è quel percorso. E che possa portare il Bari prima possibile in Serie A. Sicuramente gliel'avranno chiesto tante volte, ma qual è, dovendone scegliere uno, l'aneddoto che ricorda con più piacere? Ce ne sono tantissimi e sono tutti indelebili, però mi piace ricordare quando siamo partiti nei momenti di difficoltà, dove c'erano pochi tifosi che giustamente erano in disaccordo con la gestione sociale, e mi ricordo da quel giorno quando i tifosi prima della partita con l'Avellino vennero in ritiro e ci accompagnarono praticamente allo stadio, e credo che da lì sia partita quella grande cavalcata, e soprattutto sia cambiato l'aspetto mentale dei calciatori, e credo che il pubblico sia stato non determinante ma fondamentale per quel periodo bellissimo che abbiamo tutti trascorso. Esattamente 5 anni fa il Bari tornava in pullman da Crotone e fu accolto di notte allo stadio San Nicola. Fu un'emozione straordinaria. Sì, perché facciamo ritardo perché non funzionava bene il pullman, ti ricordi mister? Perché stavamo facendo troppi festeggiamenti. Arrivavamo quasi alle 2 di notte alle 2, e non c'era un tifoso. Disse: ma dove stanno i tifosi? Può uscire dal campo. Allo stadio di Crotone. Fu bellissimo. Fu difficoltoso addirittura per l'autobus raggiungere, entrare nello stadio, perché c'era davvero tantissima gente. Sì, è stato bellissimo. Ecco, uno dei tanti ricordi che abbiamo passato tutti insieme. E che ci proiettò in una doppia semifinale che poi purtroppo ci costò l'eliminazione, però credo che la passione dei tifosi di Bari e del Bari e della Bari siano senza uguali in Italia. Qual è invece il rammarico più grande? Vabbè, sicuramente l'eliminazione. Ma non tanto, sì, ma proprio anche per il fatto che non siamo riusciti a giocarcela a pieno organico. Soprattutto nella partita di ritorno avevamo tante defezioni, all'andata ci mancò Ceppitelli che per noi era un giocatore fondamentale, al ritorno ci mancavano 3 o 4 giocatori. Sì, però nonostante tutto i ragazzi hanno dato tutto e non meritavamo di uscire, perché se ricordiamo la partita di andata, sia il gol che è stato concesso a loro, il gol subito al 90esimo. Peccato. Uscire con 2 pareggi fa male. Peccato, perché veramente la città e i suoi tifosi meritavano un altro epilogo, e probabilmente è cambiata anche la carriera di tanti di noi. E quindi c'è tanto rammarico, però anche tanto orgoglio di aver vissuto una pagina indelebile della,
della storia del calcio a Bari. È possibile che in quella stagione si sia creata un'alchimia andata oltre il reale valore dei singoli giocatori? Non è possibile, è successo. È proprio quello che ti dicevo prima. Magari io mi auguro, sicuramente sono convinto che si ripeterà, che il Bari andrà in B e sono sicuro arriverà in Serie A con questa nuova proprietà. Però quell'aspetto emotivo passionale che si era creato, la baresità. Sì, proprio. È vero, mister. Eravamo tutti baresi in quel, dai calciatori, i dirigenti, tutti. E veramente credo che quello sia irripetibile. Una domanda che faccio ad entrambi: avete seguito l'ultima stagione del Bari, che cosa ne pensate? Ma non c'erano problemi, il campionato si è vinto già in partenza, un blasone come il Bari non credo che avevano problemi di vincere il campionato. Mister, che cosa le è piaciuto della stagione appena conclusa del Bari? Ma sicuramente mi è piaciuto il fatto che la squadra abbia ottenuto la promozione, perché non è facile, è chiaro che, come dice Gianni, c'erano tutti i presupposti già dall'inizio, perché la squadra era altamente competitiva, quindi sono particolarmente contento perché conosco bene anche l'allenatore e quindi mi auguro che sia il primo step di quei tre che mancavano per ritornare in Serie A. Che futuro prevede per il Bari? Io mi auguro e spero che possa ritornare prima possibile in Serie A. E verrò volentieri magari con Giovanni a vedere una partita del massimo campionato. Giovanni, da tifoso vorrei che il Bari arrivasse in Serie A il più presto possibile.